Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 luglio. Vediamo ovviamente sui giornali, oggi è il giorno dopo perché gli accordi europei sono stati nel consiglio dei presidenti dei 27 paesi, sono stati chiusi alle 5 di mattina, quindi i giornali inevitabilmente di ieri non sono riusciti a raccontare nel dettaglio quello che è l'accordone della Recovery Fund. Vediamo subito quali sono le cose sostanziali. 750 miliardi di recovery fund sono stati confermati, ma all'interno di questo recovery fund 390 miliardi soltanto rispetto agli iniziali 500 sono quelli che verranno destinati ai sussidi, cioè soldi che vengono dati all'Italia per esempio e agli altri paesi senza che si richiedano indietro, il resto saranno prestiti. All'interno, e questa è una critica per esempio che vi anticipo, fanno giornali, diciamo soprattutto Libero e soprattutto La Verità, dicono: ma come, Conte ha detto che sarebbero stati 500 miliardi di fondo per tutto e da lì che si sarebbe dovuto partire, poi sono 399 brinda. Beh, in realtà poi a vederla da un altro punto di vista uno dice brinda per il semplice motivo che poi è vero che sono stati ridotti da 500 a 390 i sussidi a tutta l'Europa, ma l'Italia ha mantenuto i suoi 81-82 miliardi più 129 miliardi di prestiti, quindi l'Italia di questi 750 si è aggiudicata 209 miliardi. Tra poco vedremo i commenti e i punti di vista. Ovviamente nasce, dice il Corriere della Sera, nasce una task force per gestire i progetti, anche perché l'altra cosa fondamentale è che il 70%, lo scrive solo 24 ore oggi, di questi 750 miliardi dovranno essere spesi nei prossimi 2 anni, ma a partire dal 21, quindi nel 21 e nel 22 dovremo spendere il 70% di questi soldi. Nasce una task force perché questa roba qua bisogna spenderla velocemente oltre che bene. In realtà, come si dice, la stampa titola in maniera completamente diversa rispetto agli altri, dice: questi soldi li gestisco io, dice Conte, quindi l'idea di Conte è che questi soldi li gestirà lui, poi vi dico quello che penso. Alla fine poi questi soldi possono essere gestiti con un po' di supervisione europea, ve la faccio semplice, perché si è fatta una grande battaglia, il giornale fa addirittura un pezzo di una pagina intera in cui parla della questione se il Consiglio europeo deve guardare in maniera esaustiva o in maniera decisively, insomma cambiano, parlano delle parole, è un pezzo totalmente inutile perché non racconta il punto fondamentale, ma comunque ve lo racconto io il punto fondamentale. Alcuni paesi europei guidati dall'Olanda, una volta che hanno ottenuto meno fondi europei da 500 a 390, volevano pure controllare e poter dare il veto sui piani di investimento dei singoli paesi con cui si sarebbero spesi questi soldi. Cioè sostanzialmente Rutte, il premier olandese, voleva avere una sorta di diritto di veto sul fatto che Conte e l'Italia non spendessero questi 80 miliardi su cose che a loro non fossero gradite, diciamola così. In realtà questo non avviene, cioè c'è un sistema come sempre farraginoso dell'Unione Europea tra Consiglio e Commissione che potrà in una certa misura discutere di quello che succede. In realtà un paese potrà opporsi e se si oppone per validi motivi si potrebbero sospendere i pagamenti per 3 mesi. È un casino pazzesco che neanche la metà basta, però la sostanza è che questi paesi cosiddetti frugali hanno portato a casa questa sorta di freno di emergenza, ma meno forte di quello che speravano, e quindi l'Italia non avrà un solo paese che potrà frenare le sue velleità spendaccione. In più però c'è una questione fondamentale: questi paesi, Danimarca, Olanda, Austria, Svezia, sono frugali sostanzialmente fino a un certo punto, perché poi sono frugali anche non solo negli accordi europei, ma quanto vogliono dare all'Europa, cioè sono sovranisti in questo e chiedono una cosa che ottenne l'Inghilterra e mantengono quindi questi sconti al bilancio europeo. Il bilancio europeo, cioè quanto spenderà l'Europa per l'agricoltura comune, per tutti i fondi di coesione, 1.000 miliardi. Bene, per contribuire a questi 1.000 miliardi, 27 paesi hanno dei parametri fissi. Bene, questi 4 paesi frugali pagheranno meno di quanto dovrebbero di questi 1.000 miliardi, che fa parte anche questo dell'accordone raggiunto ieri. Repubblica sostiene un'altra questione fondamentale che non ho fino ad ora detto, e cioè che di questi
209 miliardi che dovrebbero arrivare all'Italia, 80 a fondo perduto e 120 in prestiti, beh, di questi 209 miliardi, 20 miliardi, cioè il 10%, lo scrive soltanto Repubblica oggi, potrebbero arrivare prima della fine di quest'anno, che è il grande critica che si fa a questa roba qui rispetto agli americani. Quelli hanno dato i soldi subito, mentre qua noi stiamo a fare, diciamo, i ragionamenti per i prossimi anni, mentre i soldi servono immediatamente e subito. Allora, che cosa succede? Vabbè, poi ci sono alcuni giornali come il Fatto Quotidiano che posso dire, Conte sconfigge Rutte, il filo diretto su quella grande storica vittoria del Presidente del Consiglio. Insomma, l'agenzia Stefani oggi gode come un riccio per un obiettivo successo diplomatico che ha avuto Conte. Cosa succede? Cosa succede dal punto di vista dei commenti? Beh, dei commenti la cosa più divertente, secondo me, è il giornale più favorevole a questo accordo e diciamo che godono come dei pazzi, sono quelli del Corriere della Sera, perché il pezzo di Franco, io vi leggo le prime righe del pezzo di Franco, dice: per il governo e per Conte la tentazione più insidiosa da evitare è il trionfalismo, cioè lui dice, sottintende, avete fatto un'operazione fantastica, straordinaria, ma attenzione, fate un po' i signori, non fate i trionfalisti, un po' come fa lui col governo, fa finta che non lo ami alla follia, invece è evidente, trasuda da ogni riga di Franco, quanto ama questo governo Conte. Ma loro sono chic ed eleganti, gli altri, come quelli della zuppa, sono dei cafoni, lo riescono a scrivere bene. Insomma, il trionfalismo, state attenti, fate finta di non farlo, un po' come pezzi di Franco che sembrano non filo governativi, ma lo sono del tutto. Beh, poi l'altro pezzo è affidato a scusatemi, e poi ovviamente alla quarta riga ovviamente c'è l'attacco a Salvini, che non si riesce a capire quando uno deve fare oggi un pezzo sulla questione europea. La quarta riga è lo scomposto attacco di Salvini all'accordo europeo, scomposto, cioè Salvini, anche se stesse composto con le braccia così a tavola come ti educavano da bambino per non mangiare così, beh, è sempre scomposto, poi magari lo è veramente, ma è scomposto per definizione, come la sinistra è sempre seria, la destra è sempre cafona e scomposta, compreso Salvini. Monti, che è il più composto di tutti, quello dell'Oden, con tutti i casini che ha combinato, perché adesso questo pontifica, ma vi ricorderete il disastro economico che dobbiamo a Monti, la tassa sulla prima casa che ha distrutto il mercato immobiliare, le tasse sui natanti che ha distrutto l'industria navale, il superbollo che non ha portato neanche un euro, la Tobin tax, pensate che ha studiato con Tobin, ne scrivo sul mio libro, nel mio libro, le tasse invisibili, la Tobin tax, la più grande minchiata, ma invisibile, ma gravissima per tutti. Monti però pontifica il trionfalismo sull'Europa, e lui il trionfalismo lo usa sull'Europa, l'accordo ha mostrato la capacità di pensare la capacità di decisione della UE, cioè Monti riesce a dire che l'accordo ha mostrato la capacità di decisione della UE ed è stato smontato, terza riga anche lui, il castello delle streghe dei sovranisti, perché anche lui prima parla bene dell'accordo, poi godono per attaccare Salvini, se no non sono contenti, prima era Berlusconi, oggi è Salvini. Il punto è che il trionfalismo dei due, Franco e Monti, in realtà un appiglio c'ha, che non riescono a scrivere nelle prime cinque righe, che sarebbe l'unica cosa interessante, che per la prima volta, e qualcuno oggi lo scrive sui giornali, mi sembra che lo faccia Cottarelli, che è il pezzo forse migliore, sulla Repubblica, che per la prima volta cosa è successo? Che l'Europa ha fatto una cosa berlusconiana. Voi direte, come berlusconiana? Sì, toc toc! Il primo fu Tremonti, ministro di Berlusconi, o se volete una cosa tremontiana, a dire facciamo un euro bond, cioè un debito comune, ed esattamente quello che è avvenuto ieri, cioè dopo anni, dopo che i Monti, Franco dicevano che Tremonti, che Berlusconi erano quello che erano, prima Tremonti, poi Berlusconi, prima Berlusconi, poi Tremonti, sostanzialmente, ovviamente lo strumento è diverso, perché questo è un debito, è più incasinato questo strumento, era molto meglio quello che pensavano Tremonti, non Monti, e Berlusconi, non Conte, ma l'idea degli Eurobond era che ci fosse un'obbligazione europea che pagasse l'Europa tutta intera. Qui ci sarà un'obbligazione europea che paga la Commissione sul bilancio della Commissione. Beh, insomma, poi dopo, se siete dei sofisticati economisti, potrete vedere le differenze, ma il punto è esattamente questo.
Beh, no, l'altra cosa straordinaria, ragazzi, è quella foto di Casalino, e dovete anche vederlo quel video, il video di Casalino sul tappeto rosso con Conte e dietro tutte le bandiere. E giustamente oggi straordinario, mi sembra che sia qualcuno su Repubblica, adesso non mi ricordo chi lo scrive, beh, dice il consolato all'italiana, indicibile, cioè il portavoce col Presidente del Consiglio è quasi più importante il portavoce del Presidente del Consiglio. Intervista a Di Maio che un po' rosica, nel senso che lo dico con tutta quanta l'affetto, ma questo è il momento del successo di Conte, suo grande nemico, e quindi a domanda precisa dice il merito non è tanto di un leader, ma è della squadra e anche chi lavora dietro le quinte. Non so se pensasse a lui o a Casalino, ma comunque è del tutto evidente che invece Conte vuole brindare a questo accordo e si riempirà e pavoneggerà, come è suo, diciamo, anche in questo caso forse più o meno merito, a differenza degli altri casi, in questo caso c'è almeno un pochino di sostanza rispetto alle minchiate che ha fatto sugli stati di emergenza e sulle stupidaggini del modello italiano. Beh, qui comunque è riuscito a portare a casa da un punto di vista negoziale qualcosa, tant'è che oggi la Ghisleri dice sulla stampa che i sondaggi danno 2 punti percentuali di fiducia in più, ma dice anche un'altra cosa che non dice molto bene il Corriere della Sera e Pagnoncelli, e cioè avrà pure 2 punti percentuali in più, ma l'Italia è divisa tra il 44% che ha fiducia in Conte e un'altra grande parte di italiani che Conte non lo sopportano proprio. Il 70% di questi spesi va speso in 2 anni, come vi dicevo, e sarà il vero grande tema e la critica che molti muovono. Le critiche poi più feroci rispetto a questa roba qua arrivano dalla Verità, da un pezzo di Belpietro, il quale dice: state attenti perché in realtà i fondi non sono 80 miliardi, ma 68 più 13 miliardi. E questi 13 miliardi, dicono Capezzone e Belpietro, dovrebbero essere fondi residuali che non è del tutto sicuro che l'Italia si possa portare a casa. Non lo so, mi informerò e cercherò di capire meglio anch'io se è vero quello che dicono. Comunque sia, i 68 sono meno degli 80, ma sono sempre una grande cifra. E l'altra vera cosa, che è l'altro grande titolo sul quale non vi è dubbio che ha ragione Libero e anche Vittorio Feltri, è: attenzione ragazzi, qua ci stiamo indebitando di più. Cioè il tema fondamentale è, e questa è la piccola chiosa che faccio io, il problema non è stato prendere 209 miliardi, ma voi affidereste 209 miliardi a Conte? Li affidereste alla Azzolina che vuole comprare i banchi di scuola, probabilmente con un appalto cinese per poterli mettere distanziati a 1 metro l'uno dall'altro? Altro. Voi vi fidate del ministro dell'ambiente Costa che blocca qualsiasi opera pubblica perché non c'è l'impatto ambientale? Voi vi fidate di un governo che non è riuscito a fare nulla di sensato con 80 miliardi spesi con il decreto rilancio se non inventarsi 120 milioni per i monopattini? Ecco, voi vi fidate di questo governo? Io fino a un certo punto. Bene, la parte diplomatica avremo modo per dire: non si può distruggere, secondo me, proprio per poter attaccare liberamente questo governo. Si può dire bene di 80 miliardi, ma speriamo che non sia vero il titolo della stampa in cui Conte dice li gestisco io. Ecco, con l'idea che Conte gestisca 209 miliardi, io mi cago sotto. È un grandissimo avvocato negoziatore, evidentemente, ma io non gli farei gestire neanche una lavatrice. Sai quello che hanno i programmi ormai automatici? Cotone, delicato, 60, 80, 40 gradi? Non gliela farei gestire a Conte. Farei probabilmente fare la trattativa al marocchino, cioè sostanzialmente al Consiglio europeo, se il prezzo della lavatrice è giusto o sbagliato. Poi a mettere le moto ci penso io, perché secondo me con Conte non andiamo da nessuna parte. Ma vabbè, questo oggi forse mi potevo, diciamo, è infelice dirlo nel momento in cui porto i soldi. Nel frattempo, e questo è anche il paese in cui nel frattempo noi paghiamo un botto di tasse subito. La rivolta dei commercialisti, è il titolo del giornale, titola sulla questione che ieri c'è stato quell'ingorgo fiscale che ha visto anche me, ieri c'è tra l'altro anche Quarta Repubblica, quindi ho dovuto fare le imposte e Quarta Repubblica, la dichiarazione e Quarta Repubblica. Nel frattempo Ruffini fa l'ennesima intervista al capo dell'Agenzia delle Entrate, questa volta dice una cosa, bisognerà vederla tecnicamente, ma che può avere un senso, sbaglia, basta con questa idea del saldo e dell'acconto, perché voi dovete sapere che al 30 giugno del 2020, come l'anno scorso era settembre, non si capisce perché l'anno scorso ce l'hanno rimandato, motivo per il quale i commercialisti oggi sono arrabbiati, mentre quest'anno col Covid non rimandano i pagamenti. Capite che è un'assurdità. Ma comunque, quello che vi volevo dire
è che il 30 giugno si paga il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020, peraltro primo acconto, vi rendete conto, su 6 mesi in cui abbiamo lavorato pochissimo. Allora, dice Ruffini, cerchiamo di fare una tassazione o mensile o trimestrale invece di andare sui saldi e gli acconti. Io, in termini, diciamo, astratti, mi sembra che posso abbastanza concordare con questa idea. Fantastico, oggi soltanto Colaprico se ne accorge, metà Milano si fa slow. L'altra grande minchiata di questa idea di andare slow: ci sono le strade a 15 km all'ora, 10 strade in cui non si può andare più alti, più veloce di 15 km all'ora. È proprio il principio dello slow. Non solo perché io parlo veloce, ma bisogna essere più veloci. Nel momento in cui stiamo messi male, bisogna essere più veloci, bisogna fare i ponti più velocemente, bisogna fare le trattative più velocemente, bisogna costruire più velocemente. Semplificare vuol dire rendere più veloce, non rendere più lento. L'idea di questo mito dello slow, che peraltro Sala le ha già raccontato, a me fa orrore. Io essere più veloce sul lavoro e sugli appalti, perché vorrei essere più lento nel mio tempo libero per fare quello che cavolo mi pare. Chiaro? Ma questo evidentemente non è chiaro a tutti quanti, se non diciamo sulle strade. Bisognerà vedere se i monopattini potranno andare a 15 km all'ora, visto che vanno anche a 40 e si ammazzano come dei ragazzini. Ma comunque, il pezzo più bello, ascoltate me, il pezzo più bello di oggi è Federico Rampini. Federico Rampini su Repubblica, nascosto, pagina 30, fa un pezzo in cui cita il New York Times. Il New York Times ha fatto un'inchiesta su come è andata la sanità europea. E siccome noi siamo in questo delirio della sanità europea, che funziona molto meglio di quella americana, e dicono che gli americani fanno schifo, stanno morendo e tutti quanti, il pezzo straordinario di Rampini ci spiega come in realtà, percentualmente, cosa che era facile capire da tutti noi, in molti paesi europei, Francia, Spagna, Italia, Belgio, percentualmente sono morte molte più persone che negli Stati Uniti, e dice il New York Times: la nostra sanità si è comportata malissimo rispetto alla loro sanità in senso lato. Io non voglio attaccare l'uno o l'altro, non me ne frega niente, ma come dice giustamente Rampini, noi viviamo in questa specie di deformazione eurocentrica, per cui quello che succede in America è sempre un disastro perché oggi c'è Trump, ma invece quello che succede in Europa è straordinario. Purtroppo, dice, l'unica cosa straordinaria, Rampini, è successa nelle liberal democrazie non europee ma asiatiche, diciamo più o meno liberal democrazie, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, che hanno affrontato prima di noi il virus e molto meglio. Questo è quello che è successo. Nel frattempo abbiamo la Lamorgese, intervistata dal Messaggero, che dice: la mascherina deve essere tenuta sempre. Ma non ci penso proprio, cara Lamorgese, la tenga lei la mascherina sempre, anche perché serve a pochissimo nei luoghi pubblici, mentre la Lamorgese ormai ci ha preso gusto, come tutti quanti i tecnici. Si, vedete, la Lamorgese sarà un ottimo poliziotto, facesse il poliziotto. Questo è il problema: quando i poliziotti li mettiamo a fare i ministri, rischiamo che i poliziotti confondano la loro attività santa, sacrosanta di poliziotti, alla idea di fare i ministri. I ministri vuol dire cercare di capire che con le mascherine non andiamo in giro, non consumiamo, non paghiamo lo stipendio a tante persone che oggi dovrebbero vederselo pagate, cioè i dipendenti pubblici, che a differenza nostra sono in smart working, mettiamola così. Nel frattempo gli altri dipendenti pubblici pagati da noi, cioè i politici delle regioni, hanno deciso che prima o poi bisogna e rimettere le mascherine all'aperto. Quindi la Morgese e altri, tutti sulle mascherine all'aperto, sono tutti pazzi dell'idea delle mascherine all'aperto. Leggessero per favore non soltanto Zangrillo, non soltanto Bassetti, leggessero anche Rampini oggi, l'intervista del, sì, come dice Damiano, a settembre i soccazzi loro. Io voglio vedere poi, quando a settembre ci saranno licenziamenti e gli 80 miliardi che abbiamo speso con i due decreti di rilancio non sono arrivati, sono finite le casse integrazioni che per molti non sono arrivati, che cosa facciamo? Vabbè, il di nuovo, dice Françoise, di nuovo terrorismo per la seconda ondata. Ti saluto, Françoise, un po' che ci sentiamo. Nicola, io le ho pagate, che bagno di sangue, dice una nostra ascoltatrice riguardo alle tasse di questi giorni. La Morgese è veramente imbarazzante, non sa nemmeno parlare. Beh, questo non lo so, dice qualcuno di voi. Io vi do un grande saluto e vi do appuntamento domani con la zuppa di pollo. Ciao.